Buonasera a tutti, buonasera, anzi dal bellissimo clima che abbiamo, diciamo buongiorno perché è ancora soleggiato. Siamo sulla bellissima nella bellissima località di Diamante, sul lungomare di Diamante, nel bellissimo e storico storica gelateria di Pierino, e qui vicino a me ho l'onore di presentarvi un maestro, il maestro Geoff Wensley, un maestro che viene da molto lontano, viene da molto lontano, ma neanche tanto lontano, perché è un maestro che ha un amore per l'Italia e vi racconterà adesso la sua storia. Abbiamo avuto l'onore di avere il maestro Geoff in concerto l'11 di agosto nell'ambito del Festival Tirreno d'Amare, Festival dei Sensi. E vorrei ricordare che siamo alla terza edizione del Festival dei Sensi, dove è un festival, lascerò poi il direttore, la direzione, insomma il direttore musicale, il direttore artistico del festival, Giusy Caruso, la lascerò spiegarvi cosa è, ma questo festival è un connubio di musica, arte, benessere. E quindi in questo ambito del Festival dei Sensi abbiamo pensato di invitare Geoff a esibirsi con un suo meraviglioso pianoforte, le sue meravigliose melodie. E allora adesso faremo un'intervista a Geoff, che è qui. Forse oggi è ritornato il caldo e quindi siamo qui forti e resistenti per cercare di approfittare del sole, ma prima di passare a fare le domande a Geoff vorrei che il direttore artistico Giusy Caruso possa introdurre anche un po' del festival e spiegarvi, e il tour leader Mario Aloe qui vi racconterà anche qualcosa. Prima di cominciare l'intervista, Giusy? Sì, volevo un po' sottolineare la scelta del titolo, Tirreno d'Amare. Tirreno d'Amare perché in realtà per noi che viviamo all'estero, questo è un festival che è stato ideato da me insieme a Mario. Io vivo a Bruxelles, Mario vive in Francia, a Lille, quindi quando torniamo in Calabria vorremmo prenderci cura del territorio. Quindi il Festival d'Amare vuole proprio sottolineare questo amore che noi abbiamo per la Calabria e voler far anche splendere la Calabria, valorizzare il territorio, valorizzare i talenti del territorio. Infatti il festival principalmente punta a talenti del territorio, quindi concertisti, artisti che operano qui in Calabria, ma anche avere degli ospiti internazionali, e quindi il connubio tra la Calabria e l'estero, la Calabria e anche altre parti d'Italia, con dei concerti invece che spaziano e che danno la possibilità al nostro pubblico calabrese di ascoltare grandi maestri, come è stato il caso del maestro Geoff Wensley l'11 di agosto. Quindi io sono onorata di aver avuto il maestro Piacere. Nel mio festival. Allora Geoff, vogliamo cominciare? Facciamo una chiacchierata. Come ti è sembrato questo festival? Parlaci delle tue prime impressioni venendo qui in Calabria. Noi, come ho annunciato prima, non sei nuovo all'Italia, quindi tu conosci l'Italia abbastanza bene, parli anche benissimo italiano. Qual è stata la tua impressione, la tua impressione dopo che ti sei esibito durante questa performance l'11 di agosto? Il concerto è stato bello, molto bello, il pubblico molto molto silenzioso, attento, e questo è stato un gran piacere. Già la Calabria conosco da qualche anno, ho qualche carissimi amici qua, musicisti che posso anche nominare, cioè, tipo Zaza Calabrese, Salvatore Cauturuccio, Daniele Moracca, Roberto Musolino, sono carissimi amici, quasi fratelli, che ci siamo molto vicini noi, musicalmente e anche umanamente. E sono sceso qua tante volte per stare con loro e per far suonare altre volte in altre città in Calabria, e è sempre un piacere, anche se è difficile arrivarci da Londra.
sì, certo. Perché in questo momento, Jeff, tu vivi vicino Londra. Sì, quindi sì, non, sì. Vivi vicino Londra e quindi sei già da qualche anno a Londra, sei sempre stato lì. Io sempre ho vissuto in Inghilterra, esatto. Mi sono traslocato dal centro di Londra 25 anni fa, quindi abito in piena campagna, un'ora e mezza dalla città, quindi così sto bene. Arrivare a Gatwick è molto facile, quindi la prima parte del viaggio è facile, ma è il resto che per la Calabria è difficile. Si può arrivare a Roma, Napoli o Torino, Milano, ma Calabria questo è una potrebbe fatica. Essere un po' però un messaggio per le autorità, certo, che dovremmo in qualche modo come dire, agevolare l'arrivo anche di grandi personaggi come il maestro Jeff qui in Calabria. Ecco. Raccontiamo un piccolo aneddoto, sì, sempre, perché Jeff ha noleggiato una macchina, ma sapendo di questa difficoltà nel trovare, magari, ecco, in pieno agosto, quando insomma le strutture sono chiuse, ha avuto un po' paura, forse timore, ha noleggiato una macchina a Bari, quindi è venuto da Bari. Sì, quindi da Bari e non dalla Lamezia Terme. E non dalla Lamezia Terme. Sì. Quindi ho visto un bel parte della costa. Sia della, esatto, Puglia, della Basilicata e della Calabria, che vedrò ancora un'altra volta domani di ritorno. E noi ti vogliamo sempre qui, però ancora una volta. Tu durante il concerto hai presentato anche l'ultimo CD, che tra l'altro ha nella sua copertina l'opera scultorea di Angelo Cherillo, che è bello, uno scultore calabrese di Castrovillari. Allora, maestro Jeff, come mai decide proprio di inserire nel suo CD un'opera calabrese? Quindi ancora una volta questo legame con la Calabria. Ma io e Angelo siamo amici su Facebook da un po', ma non ci siamo mai incontrati. Quindi io vedo spesso le sue opere che lui fa post su Facebook, sia disegni con matita o acquarelle o queste sculture, e mi tocca tanto tutto quello che fa. Se l'unico motivo per creare arte, per creare musica, sia musica, scultura, letteratura, qualsiasi, è di commuovere quello che lo guarda, lo ascolta, lui lo fa alla grande. Tanto quello che vedo di lui, amo da morire. E ho visto finalmente questa bellissima scultura di un pianista a suonare il pianoforte. La mostriamo magari, eccola qui. Il pianista. E l'ho chiamato, ho detto, ma lo sai che amo così tanto questa scultura, mi dà il permesso di metterlo sul retro del disco, e lui era molto contento. E tra un paio di settimane sarò di nuovo in Calabria, così finalmente ci incontreremo e posso regalare una copia del CD e abbracciarlo finalmente. E diciamo quando è il tuo prossimo concerto in eh Calabria? Sì, non sarò il 2 settembre suono a Castrovillari nel Chiostro. Fa parte di Peperoncino Jazz per Sergio Gimigliano. Sì, ed è sempre all'interno comunque di questo tuo progetto piano solo. Sempre il progetto solo piano, sì. Progetto piano solo che hai presentato anche a Bruxelles. Grazie a Giusy, l'ho presentato a Bruxelles, sì, è stato quindi un gran piacere. Bruxelles, Calabria, questi puntini che si uniscono, ma appunto quello che è accaduto a Bruxelles ho visto accadere anche qui. Il pubblico, come hai detto tu, commosso dalla tua arte, è anche molto vicino al tuo linguaggio musicale. Quindi in questo CD in realtà è un po' un contenitore in cui Jeff, tu esprimi il tuo modo di improvvisare e comporre. Ci vuoi spiegare un po' questo connubio? Sì, no, io anche da piccolo mi sono messo al pianoforte e ho suonato senza sapere cosa sto per suonare, dove sto per finire. E mi dispiace che
soprattutto tra i musicisti classici, questo è un talento che, nonostante 150-200 anni fa, ogni musicista aveva questa capacità. Adesso, soprattutto nel mondo classico, è molto raro, che mi rende molto triste che i musicisti classici non riescono, o tanti, non tutti, ma tanti non riescono a suonare una nota senza avere davanti lo spartito. E io sempre penso, ma se sei musicista, suona qualcosa, devi avere musica dentro di te, esprimere questa musica, anche se ci sono errori o è un po' banale, ma devi esprimere qualcosa e facendolo diventa meglio, diventa più interessante. E io dentro di me ho sempre sviluppato questa idea, l'ho fatto di natura. E queste, le composizioni su questo disco, anche l'altro disco, sono tutti da improvvisazioni che ho improvvisato, li ho registrato facendo senza sapere, e tanto ascolto e lo butto, ma quello che è valido ritengo, ogni tanto correggio un paio di cose, ma sono nati tutti da improvvisazioni. Infatti mi colpiva anche il titolo del primo CD, That's What He Says on the Theme, cioè che cosa c'è un po' nella lattina, no? Questo del fatto del contenitore, tutto quello che è scritto, no? Sul contenitore. Sì. Per questo ho voluto definire anche il tuo secondo CD un po' un contenitore delle tue idee, della tua creatività. E questo si è molto dimostrato anche durante il concerto, questa empatia che tu riesci a creare con il pubblico, che proviene anche dalle tue collaborazioni importanti con Battisti, con Baglioni, con Renato Zero. C'è stato un momento della serata in cui il maestro Jeff ha suonato un arrangiamento del Nastro Rosa, no? di Battisti, e il pubblico cantava. Quindi hai creato proprio una magia. Come riesci, come ti viene questa rapporto? Ma questo è bellissimo, lo sai che è un disco registrato nel 79, se non sbaglio 79 o 80, non dopo, che sono 43 anni fa, e che la gente conosce tutta la musica, e questi sono dischi che girano anche adesso spesso alla radio. E quando presento questa canzone, tutto il pubblico conosce molto bene le parole, cantano senza problema tutte le parole corrette. No, è sempre un bellissimo momento. Sì, che... ma questo è il tuo essere grande, perché sei un grande compositore contemporaneo che ha saputo miscelare il linguaggio vicino al pubblico, il linguaggio però anche classico, classico e romantico in qualche modo, ma avvicinandoti anche alla cultura e alla canzone italiana. E quindi è un connubio perfetto, credo, anche proprio per la fruizione del pubblico, perché noi sia come musicisti che come direttori artistici abbiamo sempre un po' la problematica di come in qualche modo attirare il pubblico e creare una comunicazione con il pubblico. Tu ci puoi dare un po' un tuo segreto anche come direttore musicale? Il maestro Jeff Wesley ha diretto nel 2018-2019 il Sanremo insieme a Battisti. Quali erano i segreti per far funzionare questo? Ma il segreto è la musica, ma io vengo da un mondo classico, ero un ragazzo classico, ho studiato 12 anni al Royal College of Music a Londra, da quando avevo 12 anni, e quindi quando mi sono traslocato alla musica pop, ma è un termine che odio, che significa troppo o niente, ma il mio primo esperienza era con Battisti, che non si può dire che Battisti è pop, è musica di grande classe, e questo è il segreto della canzone italiana che mi ha trattato all'inizio, che la canzone italiana è una cosa meravigliosa, è molto particolare per l'Italia, nel senso che c'è sempre bella poesia, bella melodia, bella armonizzazione, e anche
il pubblico parla tra di loro della qualità del canto, come ha cantato l'artista, ha cantato bene o male, la qualità dell'arrangiamento, quanto bene o male ha suonato l'orchestra o il batterista. E questo è un pubblico molto molto informato e che non si trovano anche in Inghilterra. Mm-hmm. Spesso questo brano mi piace, ma perché? Ma oh, mi piace. Che significa cosa? Ma in Italia la gente sa perché piace un brano, in questi termini, e quindi per me è un pubblico molto molto soddisfacente per lavorare, presentare musica per loro, perché lo so che sarà apprezzato se lo faccio bene. Lo fai benissimo. Ma... come benissimo parli italiano, perché insieme alla... sì, insieme all'eccellente concerto ha anche dato proprio una spiegazione perfetta, in italiano perfetto, delle tue composizioni. E posso aggiungere che se parliamo della certo. canzone italiana, ma viene dal mondo lirico, no? Certo. Che si può seguire facilmente una linea tra Donizetti, Giuseppe Verdi, Puccini, Claudio Baglioni, Lucio Dalla, che... queste cose, c'è una linea che connette queste musiche. È sempre la stessa cosa, c'è bella melodia, bella armonizzazione, bella poesia, che è tutto il resto. Sono totalmente d'accordo, perché come hai detto tu, il segreto quindi è la musica, non la separazione di generi musicali. Proprio tenere un filone unico su quello che è la musica come linguaggio che può comunicare. Ci sono due generi di musica, quello bello e tutto il resto. esatto, sì. Io vorrei fare pure una domanda, mi intriga pensare, immaginare questo maestro che ho la fortuna di avere avanti. Come si fa? Raccontaci come componi, quanto tempo, quando tu performi, quando tu metti in pratica o comunque cominci queste performance che nascono da un'improvvisazione, quanto tempo occorre? E anzi, se ci puoi raccontare qual è stata forse la tua più difficile, ecco, occorrono dei giorni o lo fai in alcune ore? Come? No, ma bisogna mettersi al lavoro, e se uno si mette solo a aspettare che arrivi l'ispirazione, aspetterai una vita. Ma bisogna metterti in una condizione che bisogna lavorare un po' per far arrivare l'ispirazione. E poi c'è anche la parte perspirazione, che capiamo bene, ma questo modo di creare musica, di iniziare da niente, è una cosa su quale sono molto appassionato. Sono stato 2 settimane fa, ho fatto un festival vicino Bologna, dove ho fatto 5 giorni di improvvisazione tutto libero con il violinista Roby Lakatos, celebratissimo e bravissimo, e il mio caro amico Nicola Segatta, che nonostante è un bravissimo violoncellista, ma un compositore di grande qualità, ma anche uno che improvvisa lui. E abbiamo passato 5 giorni dove eravamo in un studio, c'era un fonico che tutto attrezzato, microfonato, abbiamo registrato in 5 giorni 3 ore di musica, ma assolutamente niente preparato. E quando io ho toccato il primo accordo, loro non hanno idea cosa sto per seguire, e devo dire neanche io. ma ascoltandosi, certo. È metà tra seguire e guidare, sì. In tre abbiamo creato queste musiche, alcune di quali secondo me funzionano belli. Tu hai sentito un paio di cose. Certo, erano veramente bellissime. Questo è un modo di creare musica che mi interessa molto. Certo, poi c'è anche sicuramente poi l'orecchio musicale, che ecco, non dobbiamo dire niente, insomma, non si inventa nulla, quindi immagino che poi dei musicisti, insomma, delle persone di questa di grande leva così sia facile pure mettersi insieme, cominciare da una nota, come ci racconta Geoff, e poi il resto
continua, oppure ci sono, come dicevi tu, quando i musicisti sono bravi, beh, anche loro guidano, seguono e poi guidano. Però questa parte è veramente interessante. Credo che effettivamente, come tu ci racconti, si vede sempre meno fare questo tipo, soprattutto con la musica contemporanea, classica contemporanea. E sì, questo è diverso. Devo dire che questo è diverso dall'improvvisazione nel mondo jazz, dove c'è una melodia che tutti sanno, ah, questa è la melodia, e improvvisano sopra l'omonia di questa melodia. Questo che abbiamo fatto noi non è quello. Abbiamo iniziato con niente di niente, che non una melodia, un'idea, non abbiamo discusso neanche la tonalità. Sì, solo con una nota. Ognuno, io ho iniziato a suonare e non gli ho detto sono in do maggiore o qualsiasi, e devono scoprire loro e seguirmi, poi io seguo loro, e è una cosa fatta in tre, ma tanto piacevole. E ci sarà un CD. Quindi aspettiamo il terzo CD, che sarà un nuovo contenitore che magari potrà anche avere delle ispirazioni da parte di quelle esperienze che tu hai vissuto lì sul territorio di Bologna, che devi dedicare anche a Diamante, però. Certo, e questo volevo dire. Quindi un contenitore che può anche apportare poi delle tue sensazioni e ispirazioni che hai avuto da questa esperienza qui sul territorio calabrese, a Diamante, mi hai detto sei stato anche a Scalea, poi Cetraro, che è un po' la finalità che sta portando avanti invece l'altro, diciamo, attore di questo festival, che è il tour leader Mario Aloe, che sta realizzando una serie di tour esperienziali sul territorio proprio per far conoscere il territorio calabrese, soprattutto la riviera dei Cedri. Ma lascerei magari la parola a lui per poter un po' spiegare. Allora, sì, io confermo, sono io Mario Aloe, innanzitutto, ecco, sì, sto organizzando una serie di tour in concomitanza con questa gioiosa invasione musicale nella costa. È un modo per far conoscere il territorio, anche a chi lo conosce già, perché ci sono anche dei luoghi che vanno riscoperti. Però, visto che siamo qui con Jeff, volevo chiedere a lui innanzitutto cosa ne pensa di Diamante. Diamante è una città dei murales, una città del peperoncino, una città che ha anche bandiera blu in questi giorni. È una città che ha un suo fascino, che poi andremo anche a visitare se hai tempo dopo, nei suoi vicoli, un po' di ispirazione islamica anche. Nella costa spesso non si dice, tutta la costa della riviera dei Cedri, ma anche la costa calabrese, c'è stata una grossa influenza islamica un po' nascosta. Però visto che tu hai visitato anche Belvedere, Diamante, Scalea e anche altri luoghi, anche Cetraro, che ti ha ospitato, volevo sapere cosa ne pensi di Diamante. E poi volevo chiederti anche, essendo tu inglese, se questa costa può suscitare interesse anche verso il pubblico, il turista inglese anche. Quindi anche una domanda al jazz turista, anche, insomma, è curioso. Ma io devo confessare che Diamante non conosco tanto. Ci sono stato qua per Sergio Gimigliano e il peperoncino, ho alloggiato al suo albergo di là, ma da quello che ho visto sembra un posto veramente bello, soprattutto con tempo così, è proprio bello. Molto caldo. Sì, molto caldo, è difficile girare in macchina, ma si capisce perché. No, ma sarebbe bello passare un po' più tempo qua, conoscerla un po' meglio, anche forse fuori stagione, sì, quando sì, si può girare un po' più facilmente. E noi ti aspettiamo, quindi, ti aspettiamo con nuovi progetti, nuovi concerti. Adesso ci sarà questo del 2 settembre. Ma io e te dobbiamo... ho fatto questo free improvising anche con Giusy
ad Anversa. Ad Anversa. Abbiamo passato un paio di ore, è una cosa che dobbiamo bissare tra poco. Sì, tra poco. Vedremo di creare magari un progetto più articolato per il certo. per la prossima edizione del festival. Io ringrazio veramente Jeff perché ha, come dire, ha impreziosito questo piccolo festival che arriva già alla terza edizione. Vorrei ricordare i prossimi eventi, sarà il 18 di agosto, domenica, dove l'arte, la musica e la letteratura si saranno presentate insieme, perché uno dei motti appunto del festival è quello di presentare dei progetti multidisciplinari dove l'espressione artistica si sposa appunto si esprime nella sua veste più completa, quindi arte, musica, cultura, architettura, tour esperienziali, ma anche benessere. Quindi poi il 21 di agosto, sempre al Grand Hotel San Michele, quindi i prossimi due eventi sono al Grand Hotel San Michele, la musica sposerà il benessere con la nutrizione e in quel caso avremo ospite Alessandra Spalletta, che si occupa proprio di nutrizionismo e vi darà, insieme alle note al pianoforte della sottoscrizione, vi darà qualche suggerimento su come poter migliorare la gestione, quindi della propria energia e anche della nutrizione, quindi. E finiremo poi il festival il 24 di agosto al Castello di San Gineto, il Castello del Principe di San Gineto, perché quest'anno il festival ha anche il supporto della Proloco di San Gineto, in particolare con il progetto Borgo Vivo e con il finanziamento ricevuto dalla Regione Calabria. Quindi l'appuntamento del 24 agosto sarà un appuntamento in cui l'architettura, la storia e la musica si incontrano per la rivalutazione del Castello di San Gineto, una prospettiva di ricostruzione del castello in 3D, quindi con degli accenni storici che saranno presentati dall'architetto Mario Aloe, e invece una possibilità di ricostruzione del castello in 3D da parte del professor Gian Domenico Caruso del Politecnico di Milano. Quindi un'unione tra il presente e il futuro, ma anche il passato, perché la serata si concluderà con un concerto di musica antica da parte del gruppo Graziosi Ardimenti. Quindi un festival che ha voluto un po' sposare il territorio, sposare grandi artisti, sposare anche la collaborazione con Telediamante, che ringraziamo il professor Pagano anche per questo spazio, la direzione anche del bar Pierino, ringraziamo gli ospiti, quindi ringraziamo ancora Jeff Wesley, ringraziamo Alessandra Spalletta, che oggi ha anche introdotto e moderato questo incontro. Ringraziamo Mario Aloe, tour leader, quindi compagno di questo progetto, che magari vuole terminare. Sì, volevo dire un'ultima cosa, perché non abbiamo fatto rispondere Jeff sulla seconda domanda che avevo fatto, sulla Riviera dei Cedri. Secondo te il pubblico, il turista anglofono, insomma inglese, potrebbe essere attirato da questa parte della Calabria? Certo. Sì, cosa ne pensi tu? Ma certo, senza problema, perché è abbastanza affidabile il sole, anche un po' caldo ogni tanto, però... Bisogna migliorare un po' i trasporti, però. Sì, lo ribadiamo questo devo dire. Alcuni servizi, sì. Perché se vuoi viaggiare da dove vengo io, per esempio, se vuoi arrivare a Lamezia, e non c'è una connessione diretta, certo. Da Stansted magari, però Stansted per me è l'altra parte di Londra, sono quasi 3 ore di macchina per arrivarci, quindi io non ce la faccio, certo. Ma no, questo è un problema, ma è un problema che capite molto bene, sì, voi calabresi. Bene. E quando stiamo facendo tutti i ringraziamenti, voglio anche ringraziare Giusy e Mario per gestire un festival fatto bene, concetto bene, gestito con amore, con professionalità. Noi vogliamo una tappa anche al Diamante, però.
E il prossimo anno cercheremo di lavorare per una tappa del maestro Jeff Wesley qui a Diamante. Volentieri. Quindi questo è il progetto con cui ci salutiamo, con questa promessa. E alla prossima.